Pope Francis celebrated Mass in St. Peter's Basilica for the Solemnity of Mary, Mother of God. Every January 1st, the Church celebrates this feast, which highlights the role of the Blessed Mother in the history of salvation. Therefore, in his homily, Pope Francis explained that in the womb of this woman, Mary, a new alliance was forged. In Dio ci sarà per sempre la nostra umanità e per sempre Maria sarà la madre di Dio. E donna e madre, questo è l'essenziale. Da lei donna è sorta la salvezza e dunque non c'è salvezza senza la donna. The Pope said that in order to make the world a more human place, it's necessary to start again from the woman, because the salvation of humanity came forth from the body of a woman. Thus, he strongly condemned violence against them. Le donne sono fonti di vita, eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l'umanità. Da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Pope Francis condemned the forms of explicit and implicit violence suffered by millions of women around the world. He regretted the women's body and motherhood are also subjected to the logic of consumerism. Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l'unica crescita che interessa è quella economica. Ci sono madri che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicati numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose e il cuor vuoto di amore. During the homily, the Pope also praised Mary's attitude, who kept all these things in her heart. He assured only those who look with the eyes of the heart can see well. Perché sa vedere dentro. La persona, al di là dei suoi sbagli, il fratello, oltre la sua fragilità, la speranza nelle difficoltà, vede Dio in tutto. Pope Francis ended his homily with a proposal for 2020. Live with the desire to take care of others and care about the dignity of every woman. Vede lei madre.